che siano verso il mare organizzata da Firenze a Pisa. Grazie Giovanni. Sì, appunto, come dicevo prima, io volevo solo aggiungere tre elementi alla discussione che mi servono anche per capire un po' il senso della mozione che abbiamo votato. Diciamo che sono due di questi sono sostanzialmente agli altri, mentre uno sostanzialmente è un po' una visione del futuro che però è abbastanza ovvia. Dunque il primo è che da portare diciamo, dalla fine del 2014, quando c'è stata la variante PIT, la variante della regione toscana, con la nuova pista di 2 metri, diciamo che ci siamo messi subito a studiare qual era la storia dei progetti dell'aeroporto di Firenze e della storia recente. Perché una parola chiave, secondo me, di questi eventi degli ultimi anni riguardo all'aeroporto, ma anche riguardo altre iniziative industriali, è l'oblio, soprattutto la dimenticanza di tutti i punti presi, tutti i progetti tecnici anche presi e diciamo, intrapresi negli ultimi, diciamo, con alcuni anni precedenti, nel decennio precedente. L'aeroporto di Firenze negli anni 90, e questo è scritto in un libro che trovate in alcune biblioteche, un libro che si intitola, tra l'altro scritto da un giornalista della Nazione, Roberto Baldoni, Firenze in ciò racconta, del 93. Questo libro racconta la storia dell'aeroporto di Firenze dagli inizi agli anni 2000, ai progetti per gli anni 2000. Negli primi anni 90 l'aeroporto di Firenze ha incaricato l'architetto Mustrini di realizzare un progetto per lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze. È stato l'ultimo sostanzialmente realizzato dall'aeroporto di Firenze prima della relazione tecnica che lei ha prodotto per la variante alpina della regione toscana, che appunto dopo poi diciamo, è stata accennata di riassumere. L'architetto Mustrini sostanzialmente era considerato, perché lì si parla di l'unica persona che poteva rispondere scientificamente come architetto di Lotta e Fiorentino alla domanda è possibile pensare oggi ad un vero potenziamento dello scalo di Ferretto, ci sono spazi sufficienti. Ha redatto un progetto di 200 pagine, più di 200 pagine in cui ha proposto quello che vedete, il progetto che vedete nell'immagine. Questa qui è la pista che poi è stata chiamata pista 927 nella, diciamo, nella relazione tecnica di appoggio alla variante la pista 927. Messa a confronto con quelle che invece quelle master plan che sono sia a 12:30, sono state chiamate 12:30, si legge nella relazione di uno streaming, l'architetto che ha redatto questo progetto, la pista di Peretola è che può essere soltanto unidirezionale, con l'orografia del territorio circostante. Unidirezionale significa che gli aerei possono atterrare solamente in una direzione, in questo caso diciamo atterrare e decollare solamente dalla direzione sud per via della presenza a nord di Monte Molello. Il progetto, a questo qui degli anni 90, tiene conto del nuovo insegnamento previsto a Castello, come il prova scientifico universitario e degli altri interventi sulla piana di Sesto, che porterebbe questo progetto a una potenzialità ricettiva di 2 milioni di passeggeri l'anno. Ora noi sappiamo che già adesso l'aeroporto di Pretola con la sola pista vecchia, questa qui, è già arrivato a più di 2 milioni di passeggeri nel 2014. Allora, che cosa è successo? Allora, questo, come vedete in questa leggenda qui, è il solo possibile sviluppo di Peretola per gli anni 2000. Questo è scritto, diciamo, da dei tecnici diciamo, che hanno lavorato nell'aeroporto di Firenze. Quindi, il progetto della pista parallela all'autostrada, quello della pista 1230, non è stato preso in considerazione neanche a quei tempi, laddove lo sviluppo urbanistico della zona era molto minimo. Cosa è successo nel frattempo? È successo che questa pista 927 non è più possibile per via degli insediamenti che sono sorti in quest'area nel corso degli anni. In particolare in questo rettangolo c'è la scuola maresciallo dei carabinieri e in questo rettangolo qua su c'è il polo scientifico dove siamo adesso. E nonostante appunto la pista parallela, come ho già detto, è stata scartata proprio perché questo insediamento era già previsto nel 90. Cosa è successo in seguito? In seguito è successo che la pista 927, questa pista è stata giudicata appunto incompatibile con gli insediamenti urbanistici apparsi in seguito, appunto. E si cita in questa relazione tecnica dell'ENAC la scuola Marescialli e l'insediamento urbano che si è espanso, quindi nella zona del sotto sostanzialmente. In particolare è citato l'Istituto Farmaceutico Comunitario. La seconda cosa è che le piste unidirezionali sono, ora lo dirà meglio Giovanni Mugno, ma mi pare di capire che le piste unidirezionali sono o fortemente sconsigliate, forse addirittura diciamo, comunque forse non raccomandate, sconsigliate dall'ICAO, dal Corpo Internazionale della Navigazione. Quindi sostanzialmente questo è il primo
progetto. Questo progetto significa, cioè la valutazione di questo progetto, sia allora quando fu presentato, sia dopo, in occasione della reazione del PIT della Regione Toscana, indica sostanzialmente che un'espansione del porto di Brenta non è possibile. Quindi la risposta già c'era, sostanzialmente, non c'era bisogno di fare, diciamo, di incaricare altri tecnici o altre cose. Veniamo al secondo punto. Il secondo punto è il patto per lo sviluppo che è stato siglato nell'aprile del 2010 dalle tre principali organizzazioni sindacali di Firenze, CGIL, CISL e UIL e Confindustria Firenze. In quel patto per lo sviluppo del porto di Peretola è menzionato il potenziamento dello scalo, la messa in sicurezza dello scalo portuale, però compatibilmente con tutti gli altri interventi che erano stati disegnati dalla Regione Toscana per la zona, in particolare il parco della Piana. Ora, è chiaro, questo l'abbiamo dimostrato con tutte le osservazioni alla via, del progetto 1230, che la pista parallela è incompatibile con varie iniziative già programmate della Regione Toscana, che sono il parco della Piana, nonché tutta la sistemazione idrografica della regione, questo è stato della zona. E questo è stato ovviamente certificato anche dal consorzio di bonifica, dallo stesso nucleo di valutazione della regione, cioè la variante al PIT del 2014 non è supportata da nessun dato tecnico, diciamoci la verità, perché lo stesso nucleo regionale ha sostanzialmente bocciato la stessa variante al PIT. Questo quindi è il secondo punto, cioè il patto per lo sviluppo di cui si chiede all'interno della CGL, in realtà all'interno di tutte le confederazioni sindacali e anche con i coinvolgimenti di Confindustria, tutti enti bilaterali, come si possa chiamare, corpi intermedi che non si sono pronunciati attualmente sulla vicenda. Chiediamo appunto esattamente che si mettano a un tavolo e redigono un nuovo patto per lo sviluppo, aggiornato a una situazione nuova, una situazione che sta realizzando sostanzialmente nel nord della Toscana, che ha portato poi effettivamente alla fusione societaria dei due aeroporti, quindi la creazione di un'unica società per l'aeroporto toscano, e tutte cose che sappiamo dalla storia recente. A questo punto andiamo sul terzo punto, che è invece quello dello sviluppo futuro. E sicuramente la seconda pagina, sì. La seconda pagina qui non si vede molto bene, comunque vedete questa cartina qui. Questa cartina qui è prodotta dall'IPET, l'Istituto di Ricerche Economiche della Regione Toscana, di Programmazione Economica della Regione Toscana. Vi fa vedere la distribuzione della popolazione in Toscana. Come vedete è concentrata sostanzialmente nella zona tra Firenze, questo qui non funziona più, insomma, nella zona tra Firenze e Pisa, da Firenze fino alla costa della Toscana. Si tratta ovviamente, questo qui accanto non si vede molto bene, insomma è la mappa, è il passaggio del satellite in notturna, che fa vedere si fa vedere di solito più urbano dal punto di vista dell'illuminazione notturna. Cioè si vede bene che la regione nord della Toscana, cioè l'area tra Firenze e Pisa, sostanzialmente sta diventando dal punto di vista di densità abitativa un po' come la regione intorno a Milano, anche se la densità è ancora inferiore. È un processo questo che non è dovuto alla crescita della popolazione o alla crescita industriale, sappiamo essere processi sostanzialmente che si stanno arrestando, la crescita della popolazione sicuramente, la crescita industriale anche. Il fenomeno della crescita urbana e qui nel pubblico sicuramente, ma comunque potete andare tranquillamente a vedere i pareri di urbanisti, vedo che dal pubblico ci sono degli esperti, quindi possiamo benissimo dare un dato assodato. La crescita della popolazione nelle zone pianeggianti è dovuta al fatto che aumenta la popolazione urbana, è un processo inarrestabile, come sapete nel pianeta circa qualche anno fa la popolazione urbana ha superato quella rurale. Quindi è un fenomeno sostanzialmente di sviluppo della nostra società, poi non è che possiamo così globalmente porci un freno. Il risultato è che in Toscana si sta creando un enorme inurbamento, sostanzialmente che va da Firenze alla costa. Ora, affrontare dal punto di vista degli aeroporti, questo possiamo vedere nell'ultima immagine, affrontare questo processo sviluppando, come ha fatto la Regione Toscana, una serie di aeroporti in Toscana sparpagliati, questi sono aeroporti. Attualmente questo è l'aeroporto di Pisa, l'aeroporto di Firenze, Siena, Grosseto e Isola Grande. Sono 5 aeroporti toscani, va bene? Questa scala qui, in Google Maps, sostanzialmente questa scala non è molto corretta, no? Però questa distanza tra Firenze e Pisa in linea d'aria è di 60 km, 80 km via ferrovia. Sviluppare il sistema aeroportuale in questo modo, in un'area urbana che copre tutta questa regione, è sostanzialmente una follia. Perché se vediamo l'ultima immagine, e a questo punto potrei anche chiudere, l'ultima immagine sostanzialmente va a vedere, questo è lo sviluppo degli aeroporti in Giappone. Il Giappone è un paese molto simile all'Italia, insomma, perché molto simile dal punto di vista orografico e di superficie, molto diverso per la popolazione che è più del doppio dell'Italia.
Quindi la zona fra Tokyo e Osaka sostanzialmente, che racchiude la gran parte della popolazione giapponese, racchiude ben solamente 5 aeroporti internazionali. Questa qui è una zona che ha una popolazione, diciamo, fra qui e qui, sostanzialmente il doppio dell'Italia, perché questa regione qui è sostanzialmente disabitata. Cosa hanno fatto in Giappone per affrontare questo tipo di densità di popolazione? In buona sostanza, gli aeroporti periferici sono aeroporti che connettono questi 5 hub internazionali. La Toscana si può paragonare abbastanza a questa regione che è a metà strada fra Tokyo e Osaka, così come noi siamo a metà strada fra Milano e Roma. Poi però la differenza è che qui la popolazione in questa piccola regione, che si chiama Aichi, è il doppio della Toscana. Loro hanno fatto un solo aeroporto qui, un solo aeroporto internazionale, che si chiama Chubu. Che cos'è? E queste sono tutte cose abbastanza ovvie. Se voi andate a vedere specialmente il lavoro di Giorgio Pizziolo, che appunto ha presentato tra l'altro l'ultimo seminario che abbiamo fatto in Camera del Lavoro a Firenze su questa questione, è chiaro che l'unico sviluppo possibile per questa regione è il potenziamento dei trasporti, concentrando sostanzialmente, facendo un hub di trasporti ferroviari a Pisa, che è diciamo, una cosa che ha mostrato anche in una mappa, un progetto realistico realizzato appunto negli anni scorsi, che sostanzialmente è con un aeroporto toscano concentrato, diciamo, centrato a Pisa. Quali sono le due grandi forze che si oppongono a, con questo chiudo, le due grandi forze che si oppongono a un progetto così abbastanza elementare? Una è quella che purtroppo è contenuta in questo patto per lo sviluppo, si tratta dell'organizzazione sindacale Confindustria, per quanto riguarda lo sviluppo industriale a Firenze. Cioè di quale tipo di sviluppo industriale si parla? Si parla del turismo short break, come è chiamato, cioè il turismo legato a viaggi molto brevi, soggiorni molto brevi, nella città di Firenze ovviamente, cioè nelle grandi attrattive turistiche, che hanno bisogno di un aeroporto. Cioè, che cos'è che si mira in questo disegno? Si mira a creare un aeroporto a Firenze per compagnie low cost, in maniera tale da favorire quello che è un settore di sviluppo molto promettente, cioè le vacanze, diciamo, da due giorni, del fine settimana. Cioè, cosa vogliamo fare? Vogliamo opporre questo tipo di sviluppo, che è l'unico che giustifica in quel documento l'ampliamento dell'aeroporto e il potenziamento dell'aeroporto di Firenze, con invece quello che è stato scritto nel resto del documento 4.2, ma che continuamente, diciamo, di cui continuamente si riempiono la bocca anche i politici regionali e anche nazionali, cioè quello dello sviluppo sostenibile e centrato su ricerca e innovazione, che è esattamente invece quello in cui andrebbe il potenziamento di un collegamento rapido ed efficiente fra i due principali centri di ricerca e università toscane, che sono Firenze e Pisa, creando quello che è un unico, sostanzialmente, polo di ricerca e innovazione immaginabile per la Toscana, in parallelo a quello che è lo sviluppo di un unico centro urbano che da Firenze va fino alla costa. E per finire, voglio dire qual è la seconda forza che si oppone, almeno nelle parole e anche nei deputati della regione, al potenziamento, quindi al dirottamento di questo investimento di 150 milioni, sempre sugli aeroporti toscani, ma sull'aeroporto di Pisa. E la forza è sostanzialmente una forza occulta, di cui ho già parlato nella prima assemblea che facciamo qui, che è militare. L'aeroporto di Pisa è un aeroporto militare, ad uso diciamo civile, ma è un aeroporto militare. Quindi quello che noi ci chiediamo con questa mozione è un tavolo dove vengono discusse quelle che sono le prospettive di sviluppo industriale e eventualmente militare della Toscana, ma che siano, diciamo, trasparenti, queste cose siano note a tutti, perché il compito delle organizzazioni sindacali e il compito delle organizzazioni datoriali, anche diciamo, degli enti locali e del governo, è quello di diciamo, mettere nero su bianco queste ipotesi per farle sapere, diciamo, non solo alle persone interessate, alle sedi di lavoro circostanti, ma a tutta la popolazione, a tutti i cittadini del nord della Toscana, che sono più di 2 milioni di persone, con quella macchinina rossa che ho fatto vedere prima.